Cerchio medianico K. Dopo le riunioni del cerchio medianico K, per tutta la settimana sbobinavo i nastri. Riascoltavo e trascrivevo al computer le registrazioni e spesso ero testimone di questo fenomeno. La guida, che in genere era la guida psichica o la guida filosofica del cenacolo, pronunciava una frase che io ascoltavo prima in sordina e poi dal nastro, normalmente, in chiaro. I nastri su cui erano registrate le riunioni erano rigorosamente vergini. Il fenomeno, che poi chiamammo eco preventiva, era così frequente che alcune volte iniziavo a trascrivere il testo appena ascoltavo la frase in sordina. Poi lo svolgimento del nastro mi confermava la frase in chiaro. Meno di frequente, la sbobbinatura delle cassette comprendeva anche un'eco successiva, per cui, dopo l'ascolto normale della frase dal nastro, che poteva essere preceduto o no dall'eco preventiva, si udiva l'eco in sordina della stessa frase. Questo fenomeno non accadeva negli insegnamenti a catena, in cui diverse entità partecipavano ad un insegnamento collettivo, alternandosi e spesso variando leggermente la tonalità della voce. La guida fisica spiegò che, nel caso dell'insegnamento a catena, non avveniva né l'eco preventiva né l'eco successiva, perché la mente dello strumento non rimaneva pregna a lungo del pensiero dell'entità precedente, ma era occupata subito dal pensiero dell'entità successiva. È ancora il caso di precisare che, quando si parla di entità che erogano un grande insegnamento, si intendono le guide, i maestri, le coscienze, gli esseri che hanno superato definitivamente la condizione umana.